Il vice sindaco Lucia Tanti questa mattina all'inaugurazione di questa piazzetta è un momento particolare. Sì, è un momento particolare, finalmente questa piazzetta prende un nome e lo prende dedicato al personale sanitario, quindi assolutamente in sintonia col luogo dov'è, a pochi passi dal San Donato, nell'epicentro, mi verrebbe da dire, della nuova cittadella della sanità e della salute. Quindi è stato un atto che il Consiglio Comunale all'unanimità ha voluto dedicare di attenzione a tutto il personale sanitario per quello che fa, per la passione che mette, per la professione che ci regala come cittadini, e quindi ci sembrava doveroso dedicare uno spazio a questi professionisti della nostra salute. Ricordandoci poi il ruolo che hanno svolto sotto il Covid, in un momento veramente terribile per l'Italia. Assolutamente sì, ma non solo, quello è stato un momento di emergenza mondiale, tuttavia queste persone sono presenti costantemente H24 nelle nostre case, attraverso il loro lavoro, nel nostro ospedale, quindi è un modo per ricordare, soprattutto per ricordarli anche quando sembra che le emergenze siano finite, perché poi ogni famiglia ha i suoi bisogni e ogni persona in difficoltà ha i suoi diritti, indipendentemente dalle emergenze nazionali. Questa intitolazione nasce dalla collaborazione appunto con tanti amici del mondo medico professionale qui dell'ospedale d'Arezzo, un atto di indirizzo che avevamo presentato in Consiglio Comunale, a dire la verità votato all'unanimità. Noi abbiamo maturato questa idea insieme proprio perché il Covid ha segnato come un anno zero. È stata una guerra che racchiudeva tante guerre, psicologica, di distanza, di diffidenza, ma allo stesso tempo è stata anche una guerra di trincea, perché c'è stata una grande fetta della nostra cittadinanza, appunto medici e infermieri, che si sono impegnati H24 contro un qualcosa che non nessuno di noi sapeva come affrontare al meglio. Quindi penso che sia giusto ricordare questo impegno anche per le future battaglie che la vita ci potrà mettere davanti, e soprattutto dobbiamo anche ogni tanto ricordarsi di chi non è così sempre scontato che ci possa dare una mano. Io ho davanti agli occhi, come molti cittadini, personale e medico che crollava letteralmente sui computer, sui banchi, perché non potevano che stare a lavorare. Con il dramma ognuno. Sicuramente va fatto un ringraziamento all'amministrazione comunale e provinciale per riuscire ad avere sempre una sensibilità nei confronti del personale sanitario, che si è sempre dato da fare molto nel periodo Covid, ma non solo, anche in questi ultimi tempi, chiaramente di messa a dura prova il sistema sanitario, purtroppo dovuto alle carenze di personale, a tutti tanti, tanti problemi che devono essere risolti ancora nel sistema sanitario sia nazionale che regionale. In questo caso andiamo a riconoscere comunque il ruolo che hanno come ruolo portante all'interno del sistema sanitario. È necessario però che questo non sia solamente un punto d'arrivo, ma sia un punto di partenza per sempre di più riconoscere quelli che sono i diritti e i doveri che hanno il personale sanitario, anche per quello che riguarda il riconoscimento di competenze e il riconoscimento economico e valoriale che hanno i professionisti nel mondo della salute.